Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Allora, voglio fare questo pane senza impasto, quindi ho preparato i due tipi di farina e metto direttamente la farina dentro un'altra ciotola più capiente. Ecco qua, ci do una mescolata. Sto usando due tipi di farina, la farina tipo 2 e la farina 0. Ci metto tutta l'acqua o quasi, ne lascio un pochino, poi la metto tutta. E quindi giro. Allora, l'acqua adesso vediamo perché ne ho messa 3,50, però se c'è bisogno ne metto un'altra pochina. Ci metto i licoli, ci metto 90 grammi, questi sono un pochino di più, quindi ne lascio un po'. I licoli che ho rinfrescato 5-6 ore fa, presso a poco. Ok. Metto ancora acqua, credo che ce ne voglia un pochino di più di acqua. Adesso vediamo, poi vi metto la dose giusta in descrizione. E mescolo così tranquillamente con un cucchiaio fino a che non si assorbe bene tutta la farina. Metto anche il sale, magari un po' di lato. E metto anche i 10 grammi di olio. Allora giro così e quindi vedete senza problemi, senza impastare molto. Allora ho messo altri 10 grammi di acqua, quindi siamo a 3,60. Naturalmente l'impasto deve venire abbastanza morbido, regolatevi se cambiate farina, quindi regolatevi un pochino. Ecco qua, vedete, basta girare un pochino e la lasciamo proprio grezza, lasciamo l'impasto grezzo. Scolo ancora l'altro olio. Ci siamo quasi, guardate, è velocissimo, velocissima questa preparazione. Ecco qua, ci possiamo tranquillamente fermare. Ok, adesso copro e lascio a temperatura ambiente un'ora. E poi metto in frigo, dovrà starci all'incirca 24 ore. Bene. Allora, passato il tempo, io l'ho tirato fuori almeno un'ora prima, l'ho tenuto a temperatura ambiente. Io ho detto 24 ore, ma insomma, poi lo valutate ad occhio, potrebbe anche essere un pochino di meno di 24 ore, eh. Però può stare tranquillamente 24 ore in frigo. Ho messo tanta farina perché l'impasto è morbidissimo, proprio perché non abbiamo fatto pieghe, niente, non l'abbiamo lavorato, diciamo quasi per niente. Quindi anche adesso lo tocco pochissimo, lo piego così. E formo tipo un filone così. Ecco qua, se volete potete piegarlo meglio e fare una pagnotta. Eccolo. E questo è pronto per la seconda lievitazione. Avete visto, l'ho toccato pochissimo, nemmeno l'ho stretto. Adesso preparo questo cestino un po' alto. Ci metto tanta semola perché essendo così morbido l'impasto si potrebbe attaccare. Oppure metteteci un telo, eh. Io provo così e vediamo che succede. Bene. Lo metto dentro con la chiusura in alto. E poi lo copro e lo lascio lievitare. Dovrà lievitare almeno 3 ore. I tempi, come sapete, variano a seconda delle stagioni e della temperatura che avete in casa. Adesso siamo in aprile, ma fa ancora freddino, quindi io l'ho messo nel forno con la lucina accesa. Vedete, è cresciuto, potrebbe stare ancora un altro pochino. Però adesso procedo.
Ho acceso il forno a 250 gradi, l'ho portato a temperatura. Come vedete, l'impasto è morbidissimo, non aspettatevi che cresca molto in altezza questo filone. Vedete, si è anche un pochino abbassato, diciamo, quando l'ho tirato fuori, perché è ancora molto molto morbido. Il taglio l'ho fatto dopo 10 minuti che ho infornato, ho aperto un attimo e ho fatto un taglio veloce, perché proprio perché era morbido, non l'ho potuto fare prima. Vi metto in descrizione, come al solito, la cottura. Come vedete, sta crescendo, ma non tantissimo. Ed eccolo a fine cottura. Ci sono voluti all'incirca 50 minuti. Regolatevi con il vostro forno, naturalmente. Sentite com'è croccante. Non è altissimo, è un po' bassino, ma non importa. Lo facciamo raffreddare un pochino e poi lo tagliamo. Eccolo qua. Ho aspettato un pochino, vedete, è molto bello. Io direi che è bello anche se è basso, anzi noi lo preferiamo proprio così, diciamo che a mo' di ciabatta. Adesso taglio qualche fetta così per traverso. Bello, mi piace, molto bello. Sentite che musica, com'è bello croccante. Penso che ci ceniamo con questo bel pane questa sera. Ben alveolato, sì. Sono soddisfatta, anche se non è cresciuto molto, mi piace. Bene. Bene amici, vi ringrazio della visione, se il video vi è piaciuto condividetelo e lasciate un like. Ciao, ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!